addormentate, nel senso che è una di quelle commissioni che lavora veramente poco. Paradossalmente il settore della cultura e dell'istruzione dovrebbero essere, anzi, a dire di dello stesso Letta, così come il ministro Brahe e il ministro Carrozza, dovrebbero essere il settore su cui puntare, il volano per la ripresa dell'economia, eccetera, eccetera. In realtà, paradossalmente, appunto, questa è una delle commissioni che lavora di meno. Anzi, devo dire che grazie alla nostra insistenza siamo riusciti a calendarizzare qualche provvedimento in più negli uffici di presidenza. Proprio con la nostra insistenza facevamo puntualmente degli interventi in cui ribadivamo l'importanza di calendarizzare dei provvedimenti utili per l'istruzione, per garantire, per aumentare ad esempio i fondi destinati al diritto allo studio. Insomma, abbiamo, fatto pressione affinché venissero calendarizzati più provvedimenti e in qualche modo ci siamo riusciti, anche se purtroppo i provvedimenti sono sempre provvedimenti di poco conto, nel senso sono proposte di legge del PD, del PDL, di Scelta Civica, di quello che ne è rimasto, non lo so, che però non vanno a toccare i punti nevralgici importanti, veramente fondamentali. Sono più che altro provvedimenti appunto di piccolo conto, che vanno a sistemare delle piccole situazioni, ad esempio del comune X, della regione X, ma vanno a rispondere a delle esigenze molto molto specifiche e particolari, e non è un caso spesso che il presentatore della PDL sia dello stesso territorio. In ogni caso, il lavoro che quindi abbiamo svolto finora non è stato quello che ci aspettavamo. Questo però non ci ha impedito comunque di lavorare e di portare avanti delle proposte di legge che noi abbiamo ritenuto fondamentali, e di portare avanti appunto le proposte attraverso gli emendamenti e i due decreti che ci sono arrivati in commissione. Come avete potuto notare, noi lo diremo sempre, il Parlamento è, occupato, nei lavori del Parlamento sono occupati dalla decretazione d'urgenza da parte del Governo. Quindi il tempo che abbiamo a disposizione per discutere le proposte di iniziativa parlamentare è veramente pochissimo. I due decreti che sono arrivati in Commissione Settima erano riguardanti la cultura e l'istruzione. In quella sede, più per il decreto istruzione, perché il decreto cultura, non so se avete avuto modo di vedere il video che abbiamo girato, è stato licenziato in un giro di 20 minuti, sono stati votati una serie di emendamenti, tutti presentati all'opposizione. Quindi non c'è stato un minimo di discussione all'interno della commissione perché i tempi erano troppo stretti. Nel decreto istruzione abbiamo ottenuto certo qualche piccolo risultato. Ovviamente gli emendamenti più importanti non sono stati neanche considerati ammissibili per estraneità di materia. Questo è un altro, escamotage che spesso usano all'interno delle commissioni per evitare di argomentare un certo tipo di provvedimento per evitare di prendere una posizione o quantomeno di esprimere un voto al riguardo. Questa cosa è successa anche con il reinserimento delle ore di storia dell'arte. In questi giorni è girato un link, insomma, dei diversi link che riportavano degli articoli assolutamente falsi, che con questo tono di allarmismo dicevano che non si sarebbe più studiato la storia dell'arte nelle scuole. Questo è assolutamente falso, non è avvenuta nessuna votazione all'interno della commissione, anzi l'ultima volta che si è parlato di questo argomento è stato durante appunto il decreto istruzione, dove il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento per il reinserimento delle ore che erano state tagliate in alcuni istituti di storia dell'arte, così come di altre materie. È stato dichiarato inammissibile, chiaramente, perché non volevano proprio discuterlo. È stato ripresentato da noi in aula ed è stato bocciato dalla maggioranza. Il PD, come quindi voglio dire, le nostre proposte le abbiamo fatte, abbiamo presentato diverse proposte di legge, tra cui quella per la rimodulazione delle tasse universitarie, una proposta di legge a firma Chinenti per la restituzione delle ferie non godute per i docenti precari, che è stata già depositata pochi giorni fa. Stiamo lavorando a, io sto io personalmente sto lavorando una PDL sull'edilizia scolastica. Scusa,
che utilizzano è sempre la stessa, che non ci sono fondi. Questo chiaramente potete capire che è una scusa poco credibile quando si sperperano soldi per finanziare la guerra con l'acquisto di F-35 e non si spendono i soldi per finanziare l'istruzione e la cultura.